prima giornata del fascicolo della Procura della Repubblica che ha dato luogo poi a udienza preliminare del 24. Questo è lo stralcio su Bologna. E questi sono altri allegati. Due filoni, uno a Pesaro e uno a Bologna. Un altro Rimini, sì. Quattro. Sono quattro. Dopo lo vedi te dal. E poi niente, questi ci sono degli allegati, delle annotazioni di polizia giudiziaria, dove anche qui ci sono delle intercettazioni, dove vi sbizzarrite teoricamente a leggere, dove chiaramente io sono lo sceriffo, sono quello che. Possiamo fare ancora un po' di sfogliamento? Sì, sì, sì. Anche qua intercettazioni. Sì, sì, intercettazioni tra pubblici dipendenti, questa qui è un'intercettazione tra il capo di gabinetto del sindaco e il portavoce del sindaco. Questa è un fascicolo di un fatto non costituente reato, perché hanno tentato anche di screditarmi con una lettera anonima, perché molto probabilmente non è venuti a conoscenza della mia doverosa iniziativa, hanno tentato di screditarmi con una lettera anonima inviata al sindaco, di cui poi nelle indagini, nelle intercettazioni si vede che gliel'hanno anche omessa lui, non gli hanno detto nulla, l'hanno fatta partire direttamente in procura. Chiaramente. Chi di queste persone? Direttamente lo trovate nell'intercettazione tra Funelli e. No, tra Funelli e il capo di gabinetto Brunzetti. Ah. E poi niente, poi ci sono dopo le cose che dirò da un punto di vista, come si suol dire, dell'esposizione. Va bene. Ciao. Ok? Buongiorno. Ciao.